in questo numero di Turismo Magazine. Turismo accessibile, 18 milioni per la certificazione delle strutture. 25 aprile, 4,9 milioni per nottamenti nelle strutture ricettive. Aprono al pubblico le procuratie vecchie di Venezia. Ammontano a 18 milioni in tre anni le risorse stanziate da un decreto interministeriale finalizzate a finanziare gli interventi per l'ottenimento delle certificazioni del turismo accessibile per tutti. Potranno beneficiarne gli alberghi, gli esercizi extraalberghieri, gli stabilimenti termali e balneari, che saranno così in grado di adeguare le loro strutture alle necessità delle persone con disabilità. Le persone con disabilità hanno diritto a un'accoglienza di tutto rispetto e di qualità, e per questo facciamo questa misura insieme con il ministro Stefani, che ha l'obiettivo di rendere trasparente qual è la mappatura delle strutture idonee per accogliere le persone con disabilità. La certificazione è diversa dal rispetto di una norma. Rispettare la norma per la disabilità significa semplicemente, esemplifico, che l'accesso per i disabili lo posso fare sul retro della struttura. Invece una struttura, quando è certificata, deve garantire il massimo del servizio, e quindi l'accesso deve essere sul fronte anche per le persone con disabilità. La misura produrrà un significativo valore aggiunto al sistema turistico nazionale, favorendone diversificazione, capacità di penetrazione e l'opportunità di poter attingere a un bacino potenziale significativamente più ampio. È una risposta che diamo anche a una forte domanda, una domanda che proviene, signori, non solo dalle persone con disabilità, ma dalle persone anziane, dalle famiglie con bambini. Nel momento in cui tu crei una struttura aperta, tu la fai con le persone con disabilità, ma la fai anche per tutti. È una risposta estremamente qualificante. L'Italia è un paese meraviglioso, un paese solidale, un paese accogliente. Noi non possiamo fare nient'altro che dire fate, e facciamo in modo proprio che sia l'Italia di tutti. La ripresa del turismo continua. Per il weekend lungo del 25 aprile, secondo il Centro Studi Turistici di Firenze e Asso Turismo, sono 4,9 milioni i pernottamenti nelle strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere italiane, comprese case vacanze e affitti brevi, cui vanno aggiunti altri 2,8 milioni di pernottamenti nelle seconde case. Numeri vicini a livelli pre-pandemia. Risultati incoraggianti che confermano la ripresa primaverile dopo la frenata del primo trimestre dell'anno, che aveva registrato una performance sottotono con 16 milioni di presenze in meno rispetto ai primi tre mesi del 2019. A trainare la ripresa in questo ponte sono ancora una volta le città d'arte, che restano la meta privilegiata anche a causa del tempo incerto e delle temperature ancora non caldissime, che penalizzano le regioni del sud e delle isole, così come le località balneari e le destinazioni di campagna e collina. A muoversi soprattutto famiglie e amici, con gruppi di viaggio in media formati da tre componenti. Complessivamente l'85% sceglierà una struttura ricettiva tradizionale, mentre il restante 15% si sistemerà in una casa vacanze o in un appartamento in affitto breve. La ripresa primaverile, però, non sembra ancora aver avuto un impatto positivo sull'ormai prossima stagione estiva. Solo il 36% degli italiani ha già prenotato le vacanze per questa estate, scegliendo in 7 casi su 10 una destinazione italiana. Chi non ha ancora prenotato, invece, sta aspettando soprattutto perché non ha ancora definito la destinazione o il periodo delle sue vacanze estive. 100 finestre affacciate su Piazza San Marco, tutte in festa con arazzi colorati. Per la prima volta nella loro storia, dopo 500 anni, si aprono al pubblico le procuratie vecchie. Le nuove procuratie vecchie, come le ha definite Philippe Donnet, AD del gruppo Generali. L'inaugurazione ufficiale del restauro di questo edificio simbolico ha richiamato in laguna ben tre ministri, Dario Franceschini, Renato Brunetta e Massimo Garavaglia. Di mettere insieme la forza e il coraggio di Venezia nella sua storia attuale e futura, con una grande compagnia finanziaria che fa accordi con le Nazioni Unite per redistribuire un pezzo di ricchezza nei confronti di chi più ha più bisogno, beh, questo è un momento importantissimo, straordinario, è un nuovo paradigma. Che questo poi avvenga a Venezia,
questo non può che dare emozione e soddisfazione. Sono venuto per tanti anni in questo edificio e mai pensavo che si sarebbe trasformato in questa maniera, una cosa straordinaria, una giornata per il generale importantissima, il fatto di restituire alla città e vorrei dire anche al paese, al mondo, uno spazio come questo qua. Verrà ricordata nella storia questa giornata e soprattutto ricordiamo che dopo 500 anni vengono aperte le procuratie al pubblico, ma soprattutto una nuova agorà, cioè una nuova piazza nella piazza. Generali per noi è sicuramente un presidio identitario, è un valore per il paese, un valore a livello internazionale, nella speranza che resti sempre nostro. Che si approfitti di questo restauro perché diventi un modello replicabile dove c'è il rispetto per il passato ma si guarda anche il futuro. Un esempio perfetto. Si poteva fare un minimo intervento di manutenzione, invece questo patrimonio enorme si fa rendere, si fa crescere. E questo è l'esempio di quello che dobbiamo fare, è l'esempio concreto di sostenibilità. I veneziani, quelli veri, sono rispettosi, umili e coraggiosi. E per cui credo che Filippo è giustamente diventato nella Fiera cittadino italiano, fatto diventare io qualche tempo fa, e cittadino veneziano che è venuto a risiedere qua. Io penso che da questo le procuratie diventeranno la casa della fondazione dei Human Safety Net, uno spazio all'insegna dell'inclusione sociale, dell'innovazione e della sostenibilità, che ospiterà iniziative attraverso partnership e investimenti con imprese locali e ONG in Europa, Asia e America Latina.